Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. Oggi la cabina di regia ministeriale analizzerà i dati in base ai quali sarà deciso il colore delle regioni in vigore dal prossimo lunedì. La situazione in Abruzzo è al momento sotto controllo, la nostra regione dovrebbe quindi diventare zona gialla. E intanto è in arrivo un nuovo DPCM in cui potrebbe essere prevista anche la zona bianca. Vediamo il servizio. È oggi il giorno della verità, in serata ai dati della cabina di regia ministeriale, in base ai quali si decideranno i colori delle regioni a partire da lunedì. Al termine del decreto ponte, che impone in tutta Italia la zona arancione nel weekend, dall'11 gennaio si tornerà al sistema delle restrizioni diversificate per regione. L'Abruzzo potrebbe essere zona gialla, malgrado l'aumento di positivi e ricoveri negli ultimi giorni. Nella nostra regione, infatti, l'indice di contagiosità RT si attesta intorno allo 0,89, tra i più bassi d'Italia. L'RT in Abruzzo è quindi al di sotto della soglia del valore 1, a partire dal quale scatta la zona arancione. Da lunedì, infatti, il governo ha deciso di adottare un nuovo sistema di valutazione, nel quale la zona arancione, come detto, viene applicata quando l'RT è a 1, mentre prima doveva essere a 1,25, e la zona rossa scatta quando l'indice di contagiosità è a 1,25, mentre prima doveva essere a 1,5. Ma i parametri in base ai quali sarà deciso il colore delle zone sono ancora 21. L'Abruzzo è al di sotto della media nazionale anche per quanto riguarda la percentuale dei posti occupati in terapia intensiva. Nella nostra regione la saturazione è al 24%, mentre la soglia di allerta fissata dal Ministero è quella del 30%. Situazione sotto controllo anche per quanto riguarda l'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari. L'Abruzzo è infatti al di sotto del limite del 40%. Mi aspetto che la zona gialla venga presto confermata, ha dichiarato il presidente della regione Marco Marsilio. Da oggi dalla cabina di regia ci attendiamo la classificazione in zona gialla come previsto. Abbiamo un RT che, seppure in crescita, è ampiamente sotto 1, sta a 0,89, purtroppo in crescita rispetto allo 0,65 di fine anno. Quindi dobbiamo continuare a tenere alta la guardia, a mantenere comportamenti responsabili, a fare il massimo sforzo possibile perché questa zona gialla possa restare e durare nel tempo. Immagino che tra qualche ora riceverò la comunicazione ufficiale di essere in zona gialla. Insomma, i numeri al momento lasciano presagire che l'Abruzzo sarà presto in zona gialla, detta rafforzata, perché saranno comunque vietati gli spostamenti tra regioni. Intanto il governo sta preparando un nuovo DPCM che potrebbe entrare in vigore dal 15 gennaio. Nel nuovo decreto potrebbe essere introdotta anche la zona bianca, una sorta di isola felice in cui saranno aperti anche palestre, cinema, teatri e musei. Nella zona bianca inoltre sparirà il coprifuoco, ma rimarrà l'obbligo di indossare la mascherina sia all'aperto che al chiuso. Il comitato tecnico-scientifico ora dovrà stabilire i criteri in base ai quali poter rientrare nel livello di seminormalità. Al momento pare scontato che la zona bianca sarà accessibile solo alle regioni il cui sistema sanitario è meno in affanno e in cui l'indice RT è al di sotto dello 0,5. Situazione questa in cui al momento non vi è nessuna regione italiana. Veniamo ora alla questione più strettamente economica. Lo sapete, il settore della ristorazione è tra i più colpiti dall'emergenza Covid e questa mattina il presidente Marsilio e l'assessore Damario, con anche i consiglieri regionali di maggioranza, hanno incontrato una rappresentanza degli esercenti per ascoltare le loro istanze e promettere i fondi regionali, ma anche le sollecitazioni di sollecitare il governo centrale a maggiori risorse. Il servizio è di Paolo Renzetti. Assessore, è appena terminato l'incontro con i ristoratori, cosa è emerso da questa riunione? Ma sicuramente il settore della ristorazione oggi è un settore in grave crisi, però voglio dire, purtroppo non è l'unico. Io nel mio intervento ho sottolineato che purtroppo per i prossimi 6 mesi, secondo me saranno i 6 mesi più duri per l'Italia dal dopoguerra in poi. È evidente che oggi pensare a un nuovo fondo perduto con fondi regionali non è percorribile, visto che per quanto riguarda le attività produttive abbiamo messo
messo già in campo ben 57 milioni di euro e è inutile pensare a fare ristori a debito. Sicuramente ci faremo portavoce sul tavolo nazionale per quanto riguarda i ristori nella conferenza Stato-Regioni e sicuramente da oggi si apre un tavolo permanente per quello che sarà tutta la riprogrammazione per quanto riguarda i fondi europei, recovery fund, PNNR e quindi sicuramente da oggi si comincia a programmare il futuro con i fondi europei e quello che ho detto, ripeto, per l'ennesima volta purtroppo saranno i 6 mesi più duri del dopoguerra per quanto riguarda l'Italia e il settore economico. Il settore però quello della ristorazione che ormai non ha più forze per andare avanti. Sì, ho detto, ho sottolineato, oggi purtroppo sono tutte le attività, praticamente tutte le attività sono in crisi economica. È evidente che dobbiamo evitare di accendere una guerra fra i poveri e andare avanti tutti insieme per programmare le prossime possibilità legate ai fondi europei. E a proposito del settore della ristorazione, diventa virale la protesta fiscale di Manuel Ciardelli, un giovane ristoratore teramano che ha bruciato in strada le bollette delle utenze del proprio negozio. Il suo gesto, come detto, è diventato virale ed è per questo che ha ricevuto anche una chiamata dal segretario della Lega Matteo Salvini e tanti altri ristoratori teramani si preparano a seguirne l'esempio. Tania Bonici Castelli. Si è tornati in zona gialla a Teramo, come nel resto dell'Abruzzo, zona che diventerà arancione, poi ancora gialla e poi non si sa. Sono i bar e i ristoranti a soffrire maggiormente di questo lavoro singhiozzo. Gli incassi non coprono le spese, i rimborsi stentano ad arrivare, ma le bollette delle utenze, quelle sono sempre davvero puntuali. E allora c'è chi ha deciso di bruciarle in strada come protesta fiscale e grido d'aiuto. Vi presentiamo Manuel Ciardelli, giovane gestore della nota enoteca Cassenzio di Teramo. La sua situazione è simile a quella di tanti altri operatori nel settore. Ecco, che situazione state vivendo? Una situazione di instabilità e incertezza profonde, perché comunque non sappiamo effettivamente che cosa ci aspetta il domani e siamo anche poco uniti e poco coesi. La mia battaglia infatti è finalizzata a quella, non a farmi strumentalizzare politicamente o a schierarmi politicamente, perché sono la persona più lontana dalla politica. Purtroppo in molti non hanno capito il mio messaggio, ovvero che se le persone si uniscono possono battere la politica, e invece c'è chi dice che per farmi propaganda personale o per farmi pubblicità mi sono schierato politicamente. A me non risulta, però hanno detto anche che ero rovinato e non potevo pagare le bollette, quindi ecco, a proposito delle bollette, lei le ha bruciate, ma non avete avuto rimborsi in questi mesi? Allora, i famosi ristori sono stati pochissimi, inadeguati ai costi che ha un'attività, ma io non sto lottando per avere i rimborsi, io sto lottando perché voglio lavorare, e se devi lavorare fino alle 18 non ha senso, perché il danno che puoi fare fino alle 18 l'hai fatto. Quindi se stai aperto fino alle 18, stai aperto fino alle 22, fino alle 24, non vedo che cosa cambia. Cosa chiedete? Di restare aperti fino alle 22? Sì, possibilmente se si può fare anche dopo le 22, perché immagino che i miei colleghi che hanno ristoranti e pizzerie vogliano far fare la cena in maniera decente, ma nel momento in cui si sta in sicurezza, stare fino alle 22, stare fino alle 24, non vedo dove sia il problema. Il gesto pubblico di protesta fiscale di Manuel Ciardelli, che ha bruciato le bollette davanti al suo negozio, è diventato virale. Matteo Salvini lo ha chiamato addirittura personalmente per dimostrargli la sua vicinanza. Altri ristoratori teramani preannunciano la stessa linea di condotta e c'è un'intera comunità cittadina che è solidale con gli operatori di questo settore, particolarmente danneggiato dalla pandemia. E in area Vestina proseguono i test su base volontaria alla ricerca di nuovi positivi tra la popolazione. Oggi primo giorno a Pianella, mentre a Penne sono oltre 1000 le persone che già sono state testate. Stefano Recanati. Continuano gli screening in area Vestina alla ricerca di eventuali nuovi positivi, soprattutto tra i cosiddetti asintomatici. Oggi primo giorno di campagna screening a Pianella, riservate al personale scolastico e comunale, ad operatori sanitari, forze armate e associazioni di volontariato. Mentre nelle giornate del 9 e 10 gennaio a sottoporsi al test saranno gli alunni delle scuole e i genitori che dovranno accompagnare il minorenne. Mentre la prossima settimana via al test per il resto della popolazione.
situazione. E fortunatamente siamo in una fase nella quale la curva dei contagi sul nostro territorio tende a scendere moltissimo, abbiamo non più di 5 positivi attualmente nel territorio pianellese. Con questa operazione cerchiamo di contenere ulteriormente il dato che è già positivo attualmente e guardare con fiducia alla prossima campagna di vaccinazione. 1135 tamponi e nessun positivo sono i dati dello screening che arrivano da Penne. Il comune principale dell'area Vestina al quarto giorno di test ha fatto registrare dati incoraggianti anche alla luce dei numeri impietosi fatti registrare durante la prima fase dell'emergenza. C'è da precisare che noi stiamo processando tamponi di persone, di cittadini che sono asintomatici, questo quindi è un fattore importante. Penso che noi con i tempi ci siamo e la popolazione è stata brava. Perlomeno quelli che sono venuti poi a farsi il tampone. Apporto fondamentale è arrivato dai medici del presidio ospedaliero del San Massimo che hanno accolto la proposta dell'amministrazione e su base volontaria hanno risposto presente all'appello. Io devo ringraziare il personale infermieristico del San Massimo che ha dato la massima disponibilità. Ci sono i medici di famiglia, cioè il personale volontario che voglio precisare. Questi che vedete qui sono tutti volontari. Quindi non percepiscono niente e mettono a disposizione il loro tempo. Il sindaco Semproni, già colpito dal Covid e oggi in prima linea in questa campagna di test, ci aggiorna che nei prossimi giorni farà richiesta al Comitato Ristretto dei Sindaci di individuare il nosocomio San Massimo come punto per la campagna vaccinale aperta alla popolazione. Intanto altri comuni dell'area si stanno organizzando in questi giorni. I cittadini di Loreto a Prutino che in queste giornate si sono recati a Penne per il test potranno effettuarlo nel proprio comune nei giorni 16 e 17 gennaio, così come a Farindola che ha comunicato l'avvio dello screening per il 14 di questo mese. E la politica ci porta ora a Chieti, polemica dopo la giunta è attaccata dalla Lega a proposito del servizio mensa nelle scuole e del nuovo bando di gara. Risponde a queste critiche l'assessore agli affari legali Raimondi. Assessore, c'è polemica a Chieti per quanto riguarda la questione mense, dopo tutto quello che è accaduto anche nei giorni scorsi. Oggi la Lega va all'attacco della Giunta e chiede chiarimenti. Ma la richiesta della Lega è una richiesta inverosimile, insomma, mi dispiace per il senatore Di Stefano che non sa che se accede sul sito del Comune di Chieti, sul link Tutto Gare, può trovare tutta la documentazione relativa alla procedura di appalto che abbiamo avviato, quindi una polemica abbastanza inutile, non hanno argomenti. Vogliamo un attimo spiegare quello che sta accadendo ormai già da qualche settimana a Chieti per quanto riguarda le mense scolastiche? Ma quello che sta accadendo a Chieti sulle mense è molto semplice, l'appalto originario alla Ladisa è scaduto a febbraio del 2020, la vecchia amministrazione non ha compiuto alcun atto per procedere a una nuova gara d'appalto ma ha prorogato per 2 volte l'affidamento a questa società appaltatrice, le proroghe in base alla legge sono eccezionali e temporanee, non si può prorogare un servizio sine die, per cui la nuova amministrazione ha adottato tutti gli atti per avviare una gara d'appalto in base al codice degli appalti e in base alle linee guida dell'ANAC ed è quello che stiamo facendo per garantire il servizio di refezione scolastica a partire dalla scadenza dell'attuale appalto prorogato, cioè dal 1 febbraio del 2021. E dunque per quanto riguarda questa nuova gara d'appalto ora cosa accadrà? Ma già la settimana prossima verrà insediata la commissione che è già stata istituita con determina per iniziare l'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte che hanno voluto partecipare all'appalto. I termini per la presentazione delle domande scadono lunedì prossimo, quindi già da martedì verrà avviato il procedimento amministrativo per arrivare all'aggiudicazione definitiva nel più breve tempo possibile. Aiutare chi è in difficoltà ma dare anche un sostegno al commercio cittadino. Va in questa direzione il provvedimento denominato Famiglia e Commercio del Comune di Chieti che ha stanziato 100.000 euro per i buoni spesa.
Si chiama Famiglia e Commercio, questa l'iniziativa della Giunta Comunale di Chieti. Assessore, parliamo di buoni spesa non alimentari destinati alle famiglie bisognose del capoluogo teatino. Si tratta di buoni acquisto per un importo complessivo di 100.000 euro che derivano da fondi statali del decreto legge del 29 maggio dello scorso 2020. Noi però abbiamo voluto individuare una soluzione che potesse rappresentare un ristoro anche per le attività commerciali, l'abbiamo condiviso con la categoria. I buoni acquisto hanno un importo di 50 euro l'uno e soprattutto servono per la vocazione con la quale nascono, a dare una mano al commercio e alle famiglie in difficoltà. Voi come amministrazione comunale continuate a dare una mano al commercio cittadino in un periodo che resta molto molto complicato? Assolutamente, dicevamo relativamente a queste iniziative che fanno insomma il paio con varie iniziative che abbiamo messo in campo per gestire questo difficile momento per il tessuto economico della nostra città, e rispettivamente a questi buoni acquisto, un'altra evidenza che vogliamo portare all'attenzione della cittadinanza è che il bando sarà sul sito del comune dal prossimo lunedì. Da prima andremo a formulare l'elenco delle attività commerciali che sono appunto disponibili a ricevere i buoni, e poi successivamente ci sarà un secondo avviso che invece riguarda le famiglie e che avrà una valutazione rispetto ad una graduatoria che sarà inversamente proporzionale all'aumentare del reddito e fino a redditi complessivi di 30.000 euro. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. 3 giorni di riposo sono stati concessi ai giocatori del Pescara, che torneranno a lavorare in vista del match del 17 gennaio con la Cremonese. Sul fronte mercato, fase di stallo per l'attaccante Esposito, si avvicinano il difensore Ocoli e il fantasista Macin. Per lui si tratta di un ritorno tra i biancazzurri. Il servizio di Andrea Costantini. Apparente fase di stallo per Sebastiano Esposito al Pescara. L'Inter non ha ancora fatto i primi passi formali per risolvere con la Spalla il prestito annuale sottoscritto a inizio stagione, cosa che però accadrà nei prossimi giorni, visto che il calciatore ha trovato sempre meno spazio con il passare delle giornate, fino ad essere tenuto regolarmente in panchina nelle ultime 5 gare dal tecnico Pasquale Marino. Una volta tornato alla casa madre, sarà il club nerazzurro a scegliere la destinazione di Esposito, con l'auspicio che l'attaccante possa avere un minutaggio più cospicuo. Come riportato da Luca Cilli di Sport Italia, non c'è solo il Pescara, anche la regina di Marco Baroni è una pretendente per Esposito. Del giovane attaccante ha parlato anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che al portale FC Inter News ha dichiarato: è un giocatore importante che ci piace, possiamo farci un pensiero, al momento posso dire che non c'è nulla e che l'abbiamo cercato quest'estate, ma ora parliamo di un giocatore della SPAL, quindi dipende da tante cose. E il mercato del Pescara si interseca sempre più con le uscite Stensi, perché per la difesa si fa sempre più largo l'ipotesi di Caleb Ocoli, di proprietà dell'Atalanta, altro giocatore anch'egli nel mirino del Pescara a settembre, ma poi finito alla SPAL, mentre l'Atalanta dirottava nelle ultime ore di mercato Rodrigo Gut in riva all'Adriatico. Ma Ocoli a Ferrara ha giocato pochissimo. Se Sebastiano Esposito contro il Delfino ha segnato il suo unico gol, Ocoli contro il Delfino ha disputato la sua unica partita in campionato con la SPAL, che in quel giorno era in emergenza in difesa. Per lui anche una presenza in Coppa Italia. L'Atalanta gradirebbe un minutaggio più alto, per questo vaglia altre mete, richieste anche dalla C, Piacenza, ma Pescara in pole position, e così Ocoli andrebbe a rimpolpare un reparto colpito da infortuni e squalifiche. Sempre più vicino il nuovo ritorno di José Machin, l'uomo delle mezze stagioni a Pescara. Se l'affare andrà in porto, il mago di Tarragona potrà disputare il quarto semestre biancazzurro consecutivo, avendo fatto la prima parte del campionato nel 2018-19 e nel 2019-20 e seconda parte di campionato nel 2017-18. Formula di cessione e modalità di pagamento dell'alto stipendio, magari con l'ausilio del Monza, suo attuale club, sono i nodi da sciogliere prima di definire l'ennesimo ritorno del fantasista della Guinea Equatoriale. Sempre sul fronte attacco, pur restando forte l'interesse per Fabio Ceravolo, è difficile che la situazione possa avere sviluppi prima dello scontro diretto di domenica 17 all'Adriatico tra Pescara e Cremonese, club grigiorosso che proprio oggi ha presentato il nuovo allenatore, che in quella data debutterà sulla panchina. Fabio Pecchia, chiamato al posto dell'esonerato Pierpaolo Bisoli.
Serie C, questo pomeriggio alle 17.30 il Teramo sosterrà la seduta di rifinitura in vista dell'anticipo di domani al Bonolis con l'Avellino al medesimo orario. Resta da capire se il tecnico Paci, sicuramente privo di Soprano e Lasic, potrà contare o meno sul difensore Piacentini, per il quale non è ancora giunta la fumata bianca sul rinnovo del contratto. Intanto il centravanti Pinzauti allontana le voci di mercato che lo riguardano e si concentra sul presente e le aspettative del nuovo anno. Ascoltiamolo. Ma sicuramente con i propositi di ripartire di squadra come abbiamo iniziato il campionato. E personali di fare sicuramente più gol. Tutte le volte ci sono state sempre due punte, perché comunque anche l'ultima partita eravamo io e Mungo, che comunque è una seconda punta, giocava da seconda punta, quindi l'appoggio c'è sempre. E bisogna cercare di arrivare con più costanza al tiro in porta, insomma. E penso che all'inizio ci veniva molto bene, nell'ultimo mese insomma ci è riuscito meno, ma penso che sia una cosa di passaggio, insomma. La spiegazione è che, per dire, anche l'ultima partita abbiamo affrontato una squadra molto, molto chiusa. L'ho detto anche un'altra volta, dopo l'avvio che abbiamo fatto, tutte le squadre ci hanno, secondo me, quando sono arrivate contro di noi, ci hanno temuto e quindi ci hanno aspettato sempre bassi. E arrivare alla conclusione contro una squadra schierata non è una cosa semplice. E quindi bisogna trovare le soluzioni e le proveremo senz'altro. Sicuramente sarà una partita molto dura, molto, molto tosta, e quindi bisogna affrontarla nella maniera giusta e concentrarsi sui nostri punti forti, che sono l'aggressività e insomma ritornare a fare le partite che facevamo all'inizio del campionato. E in quel modo non dobbiamo avere paura di nessuno. Alcuni club che sarebbero interessati a te, quindi ti chiedo direttamente cosa c'è di vero e se c'è qualcosa di vero. No, io ora come ora voglio solo pensare a sabato, non voglio pensare ad altro. Andiamo dall'altro lato del campo. Per la gara di domani l'Avellino sarà privo del centravanti Riccardo Maniero e il tecnico Braglia confermerà il 3-5-2. In avanti giocheranno due tra Bernardotto, Fella e Santiello. Ascoltiamo allora le impressioni del tecnico Erpino nella conferenza pre-gara di questa mattina. È chiaro che ci dobbiamo calare subito nel campionato, perché da ora in avanti saranno tutte partite diverse rispetto alle prime. Le squadre si rinforzeranno come facciamo noi, lo fanno gli altri, perciò poi i punti valgono doppio. Sono tutte frasi che si dicono ogni anno, perciò non è che dobbiamo guardare in casa nostra stiamo bene. Noi avevamo l'intenzione di passare e cambiare modulo, ma se non prendi determinati giocatori non lo puoi fare. Noi cercavamo un mancino da impiegare a destra, avevamo già una mezza parola con qualcheduno, che poi dopo chiaramente se hanno altre richieste anche di categorie superiori, qua non, senza offendere nessuno, ma è chiaro che fanno la loro strada. Sì, io credo che il Teramo sia, dopo la Ternana, la squadra che ha giocato meglio, specialmente le prime 12-13 partite. Onestamente era anche bello a vederli giocare. Poi ultimamente anche loro sono un po' calati, hanno perso qualche partita, qualche pareggio di troppo e si sono ritrovati nel gruppone delle terze, che è dove ci siamo anche noi. Per contro noi abbiamo fatto fatica per una quarantina di giorni, perdendo tutto sia sotto il profilo dell'allenamento e della disponibilità degli uomini. Ci siamo andati veramente in grossa difficoltà, ci troviamo lì e ora dobbiamo solo cercare di migliorare quella che è la nostra tenuta fisica, il nostro modo di stare in campo e la nostra classifica, che poi è quello che ti permette di vivere bene. Noi siamo tranquilli, cerchiamo di fare le cose al massimo. Domani mi aspetto una bella gara, se non faremo una bella gara perderemo, tanto per essere chiari. Perciò anche i ragazzi devono capire che dobbiamo svoltare,
ci dobbiamo prendere tutti delle responsabilità. Perciò li aspetto, vediamo quello che siamo in grado di fare. In Serie D sono ufficiali i rinvii di Agnonese Pineto e Campobasso Recanatese. Da monitorare invece la disputa di Montegiorgio Giulianova, dopo che la società marchigiana ieri ha annunciato la presenza di 3 tesserati positivi al Covid, più un componente dello staff. E intanto in casa vastese la gestione da Derio inizia con un prezioso pari in rimonta con la capolista Campobasso. Ascoltiamo il neotecnico aragonese. Lavorare per 10 giorni e poi incontrare la prima, domenica abbiamo la seconda, certamente non è semplice. Inizialmente noi molto timorosi, più che timorosi anche difficoltà a gestire la palla e quindi siamo andati in difficoltà, questa è la prima parte. Loro hanno trovato gol sulla prima palla inattiva dopo 15 minuti dove hanno un giocatore che è un giocatore che realizza ed è bravo a difendere, quindi è una forza, e abbiamo subito. Da lì abbiamo ritrovato il gol, però poi per eccesso di generosità nella seconda parte del primo tempo siamo usciti fuori e non ci siamo riequilibrati, dovevamo attendere un po', e quindi primo tempo così, secondo tempo secondo me c'è stato, non devo capire bene se noi siamo stati più bravi ad avanzare o il Campobasso ci ha concesso di più. Abbiamo cambiato anche modulo, sulla sinistra abbiamo spinto di più, abbiamo trovato soluzioni con i 3 attaccanti e qualcosa in più abbiamo fatto. È venuto il gol, poteva finire anche 2-1 per il Campobasso. Crediamo che a livello morale per lei sia un ottimo punto di partenza. Noi, ci mancherebbe, insomma, siamo malati, non abbiamo il Covid e questo è un brodino che ci portano in ospedale e quindi dobbiamo ora essere bravi a pian piano rimangiare la pasta asciutta. Il TG6 termina qui, tutti quanti i servizi che avete visto sono su YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e un buon pomeriggio.